10. 10 è l'omino che si è stufato, ha letto l'ora e se n'è andato. È tardi e quindi va a dormire. L'omino che 1. Poi dopo c'è lo 0 e forma il numero 10. Il 0 è rappresentato da un orologio. 11. Sono due gemelli uguali, identici dai piedi ai capelli. 1, 1, 1 e 1, 1 vicino all'1 fa 11. 12. È un cigno che segue un bambino che sparge briciole in mezzo al giardino. 1 è sempre l'omino. Poi abbiamo il 2 accanto all'1 e si legge 12. 2 il cigno. 13. In cielo il cigno è volato e il bimbo ha sorriso meravigliato. L'omino 1, il cigno in volo vicino all'omino fa 13. 14. Ehi, che ci fa in giardino una foca? Per lei qui di acqua ce n'è troppo poca. 1 associato al 4, che è una foca, fa 14. Si legge 14, è il numero 14. 15. Tuffati presto, amico mio, che dopo di te mi tuffo anch'io. 1, l'omino, con il 5 si legge 15. 20. Vuoi sapere un fatto nuovo? Il cigno bianco ha fatto un uovo. 2 è il cigno. Con lo 0 vicino fa, ditelo voi, 20. Io se mi fermo un po' mentre parlo è perché mi auguro e aspetto che voi dall'altra parte del computer rispondete prima di me. Quindi 2, 0, si legge 20. Impariamo il 30. Il cigno in alto adesso è volato e tutto solo l'uovo è restato. Ha abbandonato l'uovo, è volato in cielo e accanto allo 0 abbiamo il 30. Il dottore non è guarito, il raffreddore lo ha stordito. 4, vi ricordate il 4? Era il naso del dottore, che però aveva il raffreddore, non è guarito e quindi si è un po' stordito, il raffreddore lo ha stordito. 50. Un omino annaffia una pianta mentre in ginocchio contento canta. Lo vedete? L'omino che innaffia la pianta. Le braccia come ce le ha? Distese, distese per innaffiare la piantina che è sullo zero. In questo modo l'omino, non essendo più in piedi ma è inginocchiato con le braccia distese, forma il 5. Accanto allo 0 leggiamo C 50. 100. Questo è un numero molto grande. 100. Tre bambine belle, una smilza, cioè sottile. Le altre gemelle vanno sui pattini a rotelle. 1, 0, 0 e 100. Questi due zeri sono uguali, quindi